3896507676, continuate ovviamente a dire la vostra. Nel frattempo ieri è veramente successo di tutto, il presidente del 10° municipio di Roma, Tassone, si è dimesso e il commissario del Partito Democratico Romano Orfini ha detto: beh, il problema infiltrazioni mafiose è stato forse un po' sottovalutato da tutti, ma forse non proprio da tutti è stato sottovalutato, perché c'è chi ne parla da anni di quello che succede appunto sul litorale romano. Nel frattempo c'è questo rapporto di Fabrizio Barca che parla di un partito cattivo, dannoso, senza trasparenza, proprio in riferimento al Partito Democratico Romano. Ne parliamo questa mattina anche con Paola Taverna, Movimento 5 Stelle. Buongiorno, benvenuta ai CG Regione. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, posso chiamarla onorevole? Ma anche Paola va bene, non c'è nessun problema, Paola, ma si è stupita anche lei della scoperta di ieri? Ci siamo svegliati tutti, c'è la mafia a Ostia. Madonna mia, guardi, le giuro, una sorpresa di quelle che dice: oh signore, ma neanche niente proprio di meno che. Consideri che noi stavamo in aula, i ragazzi della Camera, a sentir Lupi che diceva che comunque lui non è responsabile, no? Se il suo diretto responsabile di quelli che erano gli appalti delle grandi opere, si scopriva che erano 14 anni che su queste grandi opere aveva aumentato del 40% i costi. Soldi pubblici, quindi, che noi abbiamo pagato in più, perciò di cosa ci stupiamo? No, non mi stupisco di quello che accade a Roma, non mi stupisco di quello che accade in Parlamento, io mi stupisco di come possa esserci ancora una fetta di popolazione che non riconosce queste persone come diretti responsabili della situazione attuale del Paese. Ormai è evidente, voglio dire, non abbiamo più nulla da scoprire. Le cose sono, è un sistema che sta solamente procrastinando di qualche mese l'approvazione di una legge anticorruzione che porterà, credo, il 99% degli attuali esponenti politici in una galera. Credo che l'unica grande opera da fare sarebbe una bella galera per accoglierli tutti, guardi, se dovessimo fare qualcosa di utile per questo paese. Taverna, ma secondo lei non fa mai 0-0, quindi mi aspetto una risposta. È peggio questo Partito Democratico o Forza Italia? È peggio questo Partito Democratico. Io sono sconvolta dal fatto che più di una volta noi ci siamo trovati a dialogare e a cercare delle soluzioni con esponenti, come la vogliamo chiamare, Forza Italia, NCD, XPDL. No, io parlo della vecchia Forza Italia, quella insomma che teneva un po' tutti uniti. È peggio il PD, almeno quelli lo dicevano chi erano. Lo dicevano, sapevamo che tipo di interessi portavano avanti. Questi sono un enorme velo di ipocrisia su una politica che è peggiore di quella che faceva il Partito delle Libertà, perché si mascherano dietro gli interessi dei più deboli, e non gliene può fregare di meno dei più deboli, non hanno la minima attenzione a quelle che sono le necessità. Noi vediamo un ostruzionismo pazzesco su troviamo le coperture per il reddito di cittadinanza. Ma come, non siete voi gli ostruzionisti? Guardi, io poi mi permetto di essere anche abbastanza tranquilla nel dialogare con voi, perché so che siete una radio romana e perché ormai mi conoscono che fingo poco. Quindi c'è, cioè, ostruzionisti noi, cioè noi siamo qua dentro in 2 anni, abbiamo prodotto tanti di quegli atti veramente significativi per questo paese che ce li potremmo coprire. Questi non hanno la minima intenzione di fare nulla che possa beneficiare a questo paese. Noi oggi siamo a svendere 10 banche popolari, lo sapete, no? Il decreto tanto urgente, no? Che non si può andare a discutere il reddito di cittadinanza, perché oggi trasformiamo 10 banche popolari in SPA, perché così forse riusciranno a far comprare a qualcuna di queste banche popolari Monte dei Paschi di Siena. Questi sono dei delinquenti, delinquenti, mettiamocelo chiaro nella testa. Poi Ostia, ma però i romani pure, quando noi siamo stati lì al comune, che è uscito fuori tutto il bailando di mafia capitale, ma sì, perché non sono venuti là sotto a chiedere a queste persone di andarsene a casa e di lasciare le strutture deputate all'amministrazione del paese alle persone oneste? Non noi direttamente, ma tutti gli italiani che si sentono onesti, ma perché non si mettono in politica e si riprendono il paese? Ma veramente siamo ancora in mano a Orfini, che dice: oh, toh, la mafia a Roma, ma forse aveva commissariato il partito, Orfini.
Ma Ecco, signori, io una cosa voglio chiederle, Taverna, ed è la seguente. Allora, praticamente si scopre il presidente del 10° municipio d'Assone si dimette e viene commissariato il municipio, viene tutto dato in mano a Sabella, assessore, già assessore alla legalità del Comune di Roma, che insomma ha un compito ben difficile in questo momento. Poi si certo. comincia a progettare il giubileo e si decide, no, vabbè, il commissariamento no, facciamo una cabina di regia tra Vaticano, governo e poi il Comune. E chi mettiamo come figura, magari non commissario, proprio commissario, però come figura trasversale, Sabella. Ma ce la farà quest'uomo solo a questo punto, perché dà questa impressione, ad affrontare tutti questi problemi così grandi, insomma, per la città? Allora, con tutto il rispetto che ho per Sabella... Anche noi ce ne abbiamo, ecco, tanto. Ecco. Credo che ci sia una situazione talmente ormai esplosiva all'interno sia del Comune di Roma, ma all'interno del sistema paese, che non è un solo uomo che può cambiare le cose. Anzi, io temo che noi ci stiamo anche bruciando degli uomini importanti. Ce lo ricordiamo il piano di rientro di Cottarelli, al quale Renzi aveva chiesto dove potessimo fare i tagli? Esatto, e che è sparito così nel nulla. Noi non riusciamo neanche ad avere documentazione di quello che era quel piano per capire dove aveva deciso di tagliare. Questi stanno bruciando anche i nostri uomini migliori, che forse potrebbero essere utili a questo paese. Io non demonizzo tutti, però le posso dire che attualmente la direzione del PD, nella figura del suo massimo esponente Matteo Renzi, sì. fa fare a questo partito, penso, la peggior figura che abbia fatto nella sua storia. È veramente un partito che ha perso di identità, ha perso di valore per chi si riconosceva in alcune caratteristiche che poi riportavano a quello che era un concetto di sinistra. Questa è una brutta copia, forse con ambizioni ancora più dittatoriali, di una destra estrema. Ecco, no, perché guardi, noi è una domanda che facciamo quasi a tutti i nostri ospiti sul governo Renzi. Chiediamo, ma il governo Renzi è un governo di centrodestra o di centrosinistra? No, è un governo di destra estrema. Cioè, questo ha portato a una riforma costituzionale che io ho letto, quella che presentò Berlusconi, che chiamarlo conservatore era fargli un insulto a Berlusconi all'epoca, se dovessimo mettere a confronto le due riforme. Berlusconi è un compagno, se mettiamo a paragone. No, non vorrei che avesse, considerata l'età, qualche problema di salute, sentendosi chiamare addirittura compagno. Quindi non gli dico compagno, ma per il rispetto di chi è stato veramente compagno, certo. in questa storia del nostro paese. No, guardi, io sono demoralizzata dal punto di vista personale sull'animo umano che ho trovato qua dentro. Cioè, qui non ci sono dei politici, qui ci sono dei dipendenti diretti del Partito Democratico che stanno mirando a tenersi la poltrona per i prossimi 5 anni, specialmente qui al Senato, perché non hanno ben capito se questo veramente dopo li sostituisce con 100 presidenti di regione, ai quali troverà la maniera tale di dare gli stessi stipendi, perché è stato dimostrato che i tagli non portano nessun risparmio. Sta distruggendo una delle espressioni di 2000 anni di democrazia. Ma io lo chiedo adesso tramite le vostre radio, per favore gli italiani si fermassero e ripensassero alla storia che ha portato, ma non alla storia dell'Italia, alla storia veramente di popoli e nazioni che hanno portato a considerarci oggi delle persone libere. Quando non avremo più possibilità di esprimere un voto, quando il nostro voto sarà strumentalizzato da leggi elettorali che prevedono di poter eleggere esclusivamente dei nominati, noi non saremo più degli uomini liberi. Allora mettiamo in discussione tante cose, ma per favore, nel 2015 vederci scippare la libertà dovrebbe essere qualcosa che deve far riflettere un pochino tutti. Questo lo dico con il cuore. Ci stanno veramente scippando la libertà. Non è accettabile, non è accettabile. Svegliamoci e facciamo qualcosa di concreto. Con noi, da soli, andate in giro e manifestate il vostro dissenso, ma non permettete che vi si passi sopra come un caterpillar su quelli che sono i nostri diritti. Questo non dovrebbe essere accettabile. Taverna, secondo lei il fatto che Marino abbia commissariato il 10° municipio a Ostia può essere il primo passo per... Ma che deve fare Marino? Ma è normale che lo commissaria, ma cosa deve fare davanti all'evidenza? Ma Marino doveva dimettersi, Marino doveva avere il coraggio di dire, visti i fatti mi dimetto, poi se come sostiene essere un uomo estraneo a tutta la vicenda si poteva anche ricandidare, nessuno glielo vieta, ma in questo frangente doveva dimettersi, togliere la giunta per permettere ai romani di comprendere che cosa sta accadendo, perché poi tutto passa.
mo passa un mese, poi ne passano due, poi succede un altro scandalo, mo ci sta in calza e poi ci sarà l'Expo, perché fra poco dovremo pure fare conti con l'Expo. Mo Papa Francesco, tanto di cappello, personaggio ammirevole per molte cose che sta dicendo. Che ne pensa, che ne pensa di questo giubileo? Ma è un colpo di fortuna, è stato per Marino questo giubileo, quindi... Un colpo di fortuna per distribuire nuovi appalti, ed è un punto di domanda, non faccio nessun tipo, visto che adesso ci sarà anche la scusa vera dell'urgenza. Non credo che... Allora, facciamo una bella cosa. Francesco proponga un giubileo sostenibile e mirato a quella che è il senso di povertà. Allora, facciamo un bel giubileo dove tutti vengono a piedi, dove non dobbiamo fare nuovi parcheggi, dove non ci inventiamo, se ho letto ieri che devono fare l'eliporto, così arriva Renzi con l'elicotterino, ma ci servirà qualcosa, finissero la metropolitana, 15 anni, la dovevano aver preparata per l'altro giubileo. Insomma, non è contenta di questo giubileo convocato? No, non sono contenta dell'uso che ne faranno di questo giubileo. Perché che serve un momento di raccoglimento anche dal punto di vista spirituale, Signore Dio, non mi permetto di metterlo in discussione, ma che verrà strumentalizzato probabilmente per continuare a cementificare o a fare opere che i romani poi si ritroveranno mezze fatte e mezze no, a distruggere di nuovo la nostra città, no, temo che non è stato quello che mi aspettavo, non me l'aspettavo. Taverna, cosa pensa lei del ministro Boschi? No, perché è un argomento molto dibattuto, no? Il fatto, ieri ad esempio la nostra ospite Giorgia Meloni, le abbiamo chiesto se la Boschi e la Madia fossero state elette nel governo Berlusconi, fossero state nominate ministre dal governo Berlusconi, che cosa avrebbero dovuto subire? E insomma abbiamo aperto una discussione su queste due figure. La sua opinione qual è? No, allora la state ponendo su un piano che non le piace. Appartiene. Non mi piaceva, no, ma non mi piaceva neanche l'uso strumentale che venisse certo fatto della donna, sia da parte di Berlusconi sia dei trattori di Berlusconi, perché poi ne pagavano le spese esclusivamente donne che hanno delle qualità anche politiche, quindi no, non mi piace il discorso. La Boschi la trovo inadatta nel ruolo che Renzi gli ha dato, cioè ministro delle riforme costituzionali, credo che sia una figura che dovrebbe prevedere quantomeno una conoscenza più approfondita della Costituzione. Io sono stata testimone nella prima revisione costituzionale che è passata qui al Senato di un siparietto tra la Finocchiaro e la Boschi, dove la Finocchiaro diceva tranquillamente se lei avesse letto la Costituzione saprebbe il numero di. Quindi, ah, tra di loro discutevano? Sì, ma loro tra di loro si ammazzano, ma che si crede? Che questi qua dentro fanno politica, questi qua dentro fanno gli interessi di qualcuno più in alto di loro. Ma sta dicendo che ci sono diverse quindi... anime nel Partito Democratico, ma no, ma non è un partito unito. Madonna, è quasi scoprire com'è che c'è la mafia Ossia, vero? Siamo tutti sconvolti da questa rivelazione, non è che ci sono molte anime, sono completamente divisi tra di loro, hanno delle correnti totalmente avulse da quello che è il contesto politico, ci stanno i dalemiani, i franceschiani, chi era quell'altro di prima, i bersaniani, quelli gli speranziani, i renziani, ci sta un po' di tutto qua in mezzo, secondo dove tira il vento si sposta la bandiera. Taverna, lei sta spopolando tra i nostri ascoltatori, io glielo devo dire, arrivano messaggi veramente di una stima infinita da parte dei nostri ascoltatori. Torniamo un attimo sul consiglio che stava dando a Papa Francesco di indire un giubileo ecosostenibile, anche se ecosostenibile non è la parola giusta. No, diciamo che facciamo un giubileo che sia effettivamente spirituale. Io credo che le persone che si mettono in cammino per quello che è un momento di raccoglimento, io sono una persona che ho fatto un bel percorso, ormai ho 46 anni, non sono più giovane, quindi mi sono permessa nella vita anche di essere una neocatecumena, sono stata vicina a quello che è il mondo cristiano, ho avuto i miei ripensamenti, però credo che chiunque si ponga un momento di silenzio e di solitudine e di riflessione su quelle che sono le caratteristiche spirituali di un uomo debba essere rispettato. Quindi ben venga che ci siano qui pellegrini che si mettano in cammino, possibilmente a piedi, perché camminare, lo diceva proprio San Francesco, è uno dei momenti che ti permette veramente di stare sia in silenzio che in solitudine e di poter riflettere su quello che è il significato di essere un uomo. Vengano a piedi, cerchino degli alberghi che siano
forse nelle periferie, in maniera tale che veramente si può dare anche una mano a una città che ha delle periferie che stanno morendo, vengano qui, facciano delle preghiere, abbiano un momento di raccolto e vadano via portandosi di Roma il ricordo bello che è quello degli abitanti che la vivono e che la amano. Speriamo che i politici nel frattempo siano cambiati e che siano migliori per poter accogliere anche le persone che vengono qui in quest'ottica. E Francesco, un bel po' di speranza me la dà, quantomeno pretenda trasparenza nelle opere che fanno, se è lui che ne ha bisogno per poter ricevere altre persone. Prima di salutarla, veramente un'ultima battuta, ho quasi paura a fargliela. Allora, se Rutelli ha detto a Marino datte da fa, cosa dice Paola Taverna a Marino? A Marino. Vattene a casa Marino, cioè, lascia stare Roma, lasciaci stare. Non c'entri proprio niente con questa città. E un tweet radiofonico in romano a Papa Francesco ce lo regala? Guardi, l'ho fatto ieri e avevo scritto cabina di regia, Marino, Zingaretti e chi era l'altro? E Del Rio. Dirige Matteo Renzi e io ho scritto a Francesco, stavolta non ci salvava anche il Padre Eterno. Quindi questo è il tweet che posso dire a Papa Francesco, se queste sono le cabine di regia. Veramente ci serve l'intervento del Padre Eterno, perché se no Roma sarà finita di magnà. Un saluto e grazie a Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle, buon lavoro. Grazie a voi, ai vostri spettatori, arrivederci.